Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale. Dopo alcuni video di Minecraft che vi ho portato e spero vi siano piaciuti, un nuovissimo duello di Yu-Gi-Oh! Questo video è particolare perché faremo il primo duello, userò il deck Ascesa dei Veri Draghi e mia sorella il deck Sincro. Il secondo duello ci scambieremo i mazzi e questa è la parte più bella. Io userò il suo deck e lei userà il mio e faremo così due duelli. Saranno un po' più tagliati del solito per non fare un video troppo lungo e noioso. E comunque buona visione e ciao a tutti. Cominciamo mescolando i mazzi e poi vedremo chi inizierà. Vai, alza. Ok. Perfetto. Allora, 5 carte senza guardarle, come sempre. Alziamo. 8, dragonotte bianca. 2. Ok, inizi tu. Questa è la carta che mi ha scambiato Black Zilus. Se la vedete, nuovissima, è utile in questo mazzo. Innanzitutto posiziono una carta coperta. Un mostro coperto in posizione di difesa. Passo. Okay. Pesco, posiziono due carte coperte. Evoco. Vabbè, a parte che è considerata come livello 8 nel tuo livello. Come livello 8 nel tuo turno. E attacco il mostro coperto in difesa. Morto, quindi lui dice che mando un mostro drago di livello 7 o 8 dal deck al cimitero. Sì. E mando Signore Divino dei Gloriosi Draghi d'Oro. E passo. Io pesco. Incomincio posizionando ancora un mostro coperto in posizione di difesa. Continui a difenderti. Pesco. Sì, non ho molto. Golla drago. Per il suo effetto scarto una carta e mando questa carta al cimitero per rievocare dal cimitero un mostro di tipo drago. Ok. Rievoco lui. Per il suo effetto posso bandire un mostro che controlli scoperto sul terreno oppure al cimitero. Bandisco lui. Bandito e guadagna attacco pari per 100 attacco per il suo a livello. A 0. Ah, per il suo livello. Per il suo livello. Ah, okay. Quindi arriva a 3000. Attacco 3000 al mostro coperto in difesa. Ok. Passo. Io pesco. Sarà molto interessante poi fare lo scambio di deck. Mi passo senza posizionare bene, niente. Pesco. Messo molto bene. Attivo, è una carta continua. Sì, se uno dei giocatori evoca specialmente un mostro che non sia dal cimitero, l'effetto è annullato se io controllo un mostro di livello 8. Richiamo del posseduto. Con tutte le cose che devo fare, indecisamente. Per Gola Drago, scarto una carta e mando un mostro drago dal deck al cimitero. Domando ancora lui. Bandendo Cavaliere Drago della creazione, e quindi si distrugge anche richiamo. Bandendo per drago metallico, sì. Evoco specialmente lui. E per il suo effetto posso evocare specialmente una volta per turno un mostro drago dalla mano o dal cimitero. Okay. E rievoco lui. Per lui bandisco un mostro. Come ciao, lei. Cos'è? E arriva a 2900. 3000, 2009, 2008. Hai qualcosa? Da 20 a passo. Ah. Ok. Quale mi annulli? Quello da 3000, credo. Sì, sì. Comunque, quindi arrivi a 2009. Più 2008 ti rimangono 2300 life points. E questa partita passo. Questa partita durerà molto poco. Vabbè, poi ne faremo un'altra tanto. Oh, faccio rinforzi dell'esercito. Ecco, lo prendo alla mano. Faccio fulmine volte. Okay. Mando al cimitero Jet Synchron. Tutti distrutti, che tristezza. Evoco Rottame Synchron, sì. Per il suo effetto posso, sì, evocare caso Jet Synchron. Sì, non ci fai niente. Non metto in difesa. 1300 diretti. Vai, cilindro. Oh, arrivi a 1000 life points. È molto brutta questa Passi? Partita. Sì. Pesco. Evoco. E seleziono come bersaglio quella carta coperta. Non è possibile. Per il suo effetto, cambiando la posizione da attacco a difesa, la posso distruggere. La distruggi? Sì. E tanto non... La potevi. Non, la... non eri obbligato. Tanto no, lo so. E passo. Intanto non ti posso attaccare. Cambia posizione. Avrei potuto fare una mossa più intelligente, non ci ho pensato, maledizione, la scartavo, mandavo... Evoco sto tizio. Chi lo conosce? Attacco con Rottami Synchron di 1300. Eccoci, maledizione, morto. Poi 1800 diretti e poi passo. Vabbè, sono a 6200. Ok, passo. Pesco. Vabbè, scarto, mando dal deck al cimitero, sul drago arca coraggioso. Comunque, passo adesso. Sì. Poi c'è come bersaglio un mostro di tipo drago di livello 7-8 nel cimitero. E certo, drago al coraggioso che è questo. E lo evoco specialmente. Evoco lui. E bandisco Genex Neutronico. Ah. Arriva a 3200. Comunque ancora al tuo turno. Posiziono una carta coperta. Passo. Pesco. La scarto, non l'attivo. La scarto una carta dalla mano e mando un mostro drago dal deck al cimitero. È brutto. Drago arca coraggioso.
Attacco 3002, Jet 5. Morto. Ciao. Passo, tuo turno. Dragolka coraggioso fa rievocare. Adesso pesco. Fa rievocare lui. Pesca pure il tuo turno. E per il suo effetto ti bandisco lui. E lui arriva a 3100. 3100 e 3200. Cosa fai? Faccio dispositivo di salvataggio obbligatorio. Tanto quello da 3200, credo. Ok. Fai tornare la mano, ok. Cosa fai? Faccio il guerriero sopravvissuto. E nel cimitero, vero? No, no, te l'ho bandito. Non è possibile. E non attivarla. No, infatti. Passo. Guarda che guardate che schifo di carte. Cioè. Evoco. Cioè, non sono così vicino, non si vede. Evoco. Attacco diretto, hai perso. Zero. Probabilmente ho perso. Ok, ora. Non tanto scambiamoci gli extra deck intanto. Io ho anche evocato un 5, un misero 5. Ma niente. Che inizia? Tu. Ok. Senza pescare, ovviamente. Carta coperta. Carta coperta. Mostro coperto in difesa, passo. Penso. Non sa che non riuscirò a fare niente, perché questo è un deck debole, però. Evoco glorioso guardiano d'oro. Sì. E faccio appunto il suo effetto. Va bene. Quindi equipaggio. L'equipaggio guadagna 1400 d'attacco e poi la difesa pure. Quindi arriva 1900 d'attacco. 1900 d'attacco. Cosa fai? Posiziono una carta coperta. Sì. E attacco 1900. Ah, grazie. Dovresti conoscere il tuo mazzo. Sì. Pesco. Porco spino. Oh. Ah, no, ma già, cioè, scusami. Oh, all'ultima carta. Cioè, poi c'ha lì. Porco spino. Evoco. Sì, evoco specialmente porco spino. Ed evoco guerriero rottame. Il guerriero sopravvissuto me lo riprendo in mano. Attacco 2300, il mostro con 1900 d'attacco. Tutte e due. Ovvio che è equipaggiata. Perdi 400 life points, arrivi a 7400. E passo. Pesco. Uno, poco fa qua. Lo evoco. Okay. E dirlo. Faccio il suo effetto. Bene. La guarda qua. Fatto bene, vai. Vai. Fulmine Voltex. Scarta una carta. Questa. Ok. E distrutto. Vabbè, adesso cosa fai? 1700 diretti. È immune agli effetti delle carte, se lo faccio cilindro. Subisci te 1700, eri a 7400, arrivi a 5700. No. E cosa fai? Basso. Pesco. Allora, prima di tutto, rottame synchron. Non ci posso credere ancora. Rievoco sporco spino. Evoco faccio il synchron. Vabbè, credo. Attacco, difesa, poi magari lo decido. Richiamo. No. Richiamo no, guerriero rottame. Un po' di polvere e di stelle. Evoco guerriero polvere di stelle. Fulmine Voltex, attrezzo sintonizzatore. Ma io ho qualcosa, non è vero. E 3000 diretti, sei a 2700. Ti potevi fare una mano. E passo. Va che adesso Drago Arca Coraggioso fa rievocare glorioso drago d'oro. Bene. Sì, quello che c'era prima. Bene. Attivo Gola Drago. Intanto devi scegliere uno da bandire. Lui. Ovviamente. Sto aiutando troppo però, Di livello 10 arriva a 3800 d'attacco. Poi evoco. Sì. Cavaliere Drago della creazione. Sì. 2800 più 1800 diretti. 3800 più 5600. Perdi 50. Ne mancano 2400 life points e a te 2007. Passi? Sì. Pesco. Ho tutto sul terreno. Carta coperta e passo. 1800. 1200, subisco, mi devono 500 life points. Cosa fai? Tu mi stai cercando di ingannare, quindi io tento 3800. Spaventa passi. Vabbè, non è che perdo. Cosa fai? Passo. Pesco. Carta coperta, passo. Richiamo del posseduto nel tuo turno, ovviamente. Rievoco guerriero rottame. E la attivo. Poi faccio richiamo del posseduto. No, chi? Ed evoco drago arca coraggioso. Okay, ma... Poi urca, 3800 lui. Spaventapasseri. Ah, non c'è scritto una volta per turno. Va bene. Prima ho sbagliato, non dovevo fare. Non è giusto! Questa qua è la versione che non è scritta. 2400. Perché c'è questo qua. Questo qua sceglie come bersaglio, ma non c'è scritta una volta per turno. L'altro invece non sceglie come bersaglio l'altra versione, quindi è più forte in quel senso. Però è una sola volta per turno. Non quindi. È possibile. Lo riattivo. Ok, passo. Pesco. Quanti life points? Carta coperta 2700. Oh, per fortuna. 2300 quello lì. Subisci 500, sei a 2200. Passo. Pesco. Mi serve tifone. Io sono fregato praticamente. Passo. Cosa? Sei fregato, è un esercito. Non un esercito di mostri, ma un esercito di carte coperte. Aggiungo un mostro Taneo Synchron dal deck alla mano. Rottami Synchron, che lo evoco. Non è possibile. Questo qua sì, lo lascio al centro. Lo evoco. No. E rievoco dal cimitero, ovviamente. No. Porco spino a Tullio Bullone. Faccio 5 un guerriero
giro polvere di stelle. Esatto, c'è il sincro, guerriero polvere di stelle. Tutto al cimitero, a parte guerriero polvere di stelle. Ecco la mia carta. Attacco guerriero polvere di con guerriero polvere di stelle. Questo qua 3800. Sì, questo attacco lui. Perdo 600. 1600. Sei a 1600. Tu sei a? Io sono a 500. Ok, dai, sono comunque in vantaggio. Questo qua si voglio distrugge. Vincere, ricordo. Voglio e passo. Pesco. Anche io sono fregato, non posso. Siamo fregati niente. Entrambi, perché se non pesco tifone. Comunque io pesco, passo. Pesco! Ma dai, passo. Dai, 3800, mi deve, non posso più distruggerti. Ma questa cosa, cosa fa? Puoi scartare una carta e mandi un mostro drago dal deck al cimitero. Niente, passo. Pesco! Rinforzi mostro guerriero, spero che ce n'è, eccolo qua. Portami sì. Sì, ne ho tre, sì, però non puoi fare molto. Rievoco dal cimitero lui. Non si sa mai. Sincronizzo. E tu sei più difficile. E rievoco dal cimitero lui specialmente. E lui guadagna 800 d'attacco, arriva a 3100. Poi lo metto in difesa. Tanto in difesa. Sì. Mettiamolo al centro che è più simmetrico. Tanto rievoco specialmente per il suo effetto in difesa. Passo. Pesco. Oh, sì, posiziono cioè, una carta coperta sì. E passo. Pesco. Lui ha 3800? È impossibile. Volevo vincere nel prossimo turno, ma non è possibile. Come non è possibile? Niente, non è giusto. Lui ha 3800? Sì. Sì, sì. No, non ti batta adesso. No, davvero? No. E io ho 3100, giusto? Posso vincere. Carta coperta. Passo. Attivo magia nel tuo turno, attivo magia ombra su quello. Non è possibile. Cosa fai? Corruzione. Però no. Mi serviva per vincere corruzione. Ah, ok. Pesco una carta. Cosa vai? Io ho già pescato, non è giusto. Passi? Passo. Che brutta partita. Aggiungo un mostro sincrontaneo. Sì, cos'è? Vuoi fare l'esercito? Sì, non lo so, qualcosa riuscirò a fare. E se no hai vinto se evochi. Mostro coperto. Non riesco a evocarle. Per fortuna. Fortuna. Cioè, se no avrei perso da un pezzo. Passi? Passo, sì. Pesco. Ho posizionato la carta coperta e passo. Non posso vincere. Cioè, pesco. È forte la carta che ho posizionato. No. Carta coperta. Passo. Non posso fare niente. Vai, fai qualcosa, per favore. E cosa posso fare? Attacca, non so. No, non attacca questo. No. Perché okay, no? No, perché magari c'è. No. No, passo. Cioè, non ho pesco. Niente. Ho carte. Ho tante carte. Passo. Ma che non servono a niente. Cioè, posso. Vai, brigati, pensaci in fretta. Passo, certo. Pesco. Passo, non posso fare niente. Pesco, posiziono un mostro coperto in posizione di difesa e passo. Pesco, passo. Pesco, posiziono un mostro coperto. Sì. E passo. Pesco. Carta coperta, passo. Pesco, fa. Evoco, drago, notte bianca. Quando uno o più mostri vengono evocati, distruggi tutti i mostri sul terreno. Ok. Tutti i mostri, anche i miei. Scoperti? Tutti i mostri sul terreno, tutti. Ok. Questo qua viene bandito perché l'avevo rievocato specialmente. Va questo bene. Qua l'ho evocato normalmente. Ah, che bello. Tutto è via. Ancora il mio turno. Posiziono una carta coperta. Sì. E fai? Passo. Pesco. Richiamo. Ah, non ha vinto tanto. Come no? Eh no, non hai vinto. No. Ti piacerebbe? Adesso ho perso, no, ti prego. Ho paura. 3000. No. Forza riflessa, maledizione. Distrutto. Passo, maledizione. Pesco. Ho troppe carte. Io finirò il mazzo. Devo indebolirlo. Certo. Cosa fai? Devo indebolire quel mazzo, è troppo forte. No, passo. Pesco. Evoco lui. No. E no. Nel cimitero ho anche. No. Lui lo evoco specialmente, quando si distruggerà verrà bandito purtroppo. 1600 diretti. Catena demoniaca. Su chi? Su questo. Allora, 800 diretti, sei a 800. Però non ho perso. Passo. Hai 800 life points. Hai 800 life points, sbrigati, fai qualcosa. Aspetta, devo leggere le carte. Faccio ritorno dei signori dei draghi. Ah, io evochi dal cimitero, maledizione. Urca. E evoco. Sì, chi è che rievo? So chi è che rievo. Signore di vita. Bandito! Va bene. fai schifoso, sì. Cosa e fai? Poi bandito. Cosa okay. Fai? Pesco. Non ha vinto. Non te che una di difesa quello lì. Adesso siamo. Ne ha un sacco. Dai, non ne ha tanto. Guerriero sopravvissuto. Perché? Tanto ti prendo lui e lo evoco. Non posso. 1003 quello di difesa. Ti prego. Tanto non. 200. 800 diretti. Hai perso! Zero! Alleluia! Non è possibile! Commentate!
lasciate un bel mi piace, commentate, condividete. Mi dispiace di aver portato troppi video di Minecraft e pochi di Yu-Gi-Oh. Ma questo video di Yu-Gi-Oh riordinati è durato tue, tanto, sì, grazie. Troppo, adesso devo tagliare. Io, se questo me lo distruggeva e non mi attaccava dopo, è tutto qua, ok. Io evocavo glorioso. Lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, scrivetemi cosa volete per lo speciale 400 iscritti. Vedrò se riuscirò a farlo e ciao a tutti.